Ma in breve direi che il teatro è vita, è un modo anche per evadere da situazioni tristi, magari che si vivono già quotidianamente, e anche per riflettere molte volte. Credo sia tante cose, una parola è difficile da trovare, però è la possibilità di dare vita a mondi nuovi, migliori, possibili. Libertà. Io vado quasi sempre da sola e quindi è un momento tutto mio, proprio di grande libertà. Un gioco. A me è l'atmosfera che si respira, che non ha niente a che vedere con un film, col cinema. La vicinanza con delle persone, degli esseri umani, con delle sensazioni, con delle espressioni. Quando vado al teatro mi libero la mente dai pensieri che durante la giornata ho, appunto che possono essere lo studio o le pratiche da sbrigare in casa. E venire a teatro è un momento per rilassarsi e dedicare del tempo a se stessi, anche in compagnia. Vorrei ma non posso, ma nel senso gli altri fanno quello che non riuscirei mai a fare e quindi guardando loro mi immedesimo in quel loro e dico ok, non lo faccio io, ma li sto guardando e sto vivendo con loro quell'emozione. Diciamo anche magia, oltre che tante belle sensazioni. E poi quando sono temi anche particolari c'è anche insomma, sempre da imparare, da riflettere. Da ragazzo sono andato a vedere Zio Vania e lì è stato veramente diciamo, un innamoramento totale. E poi dopo quello ho cominciato a fare teatro, però in lingua napoletana. Più guardi, più vedi e più ti innamori, insomma, del teatro. Vita, ci sono persone che si mettono in discussione perché è difficilissimo ricordarsi tutte le battute con quella dinamica, con quelle logiche, con quell'approccio fisico ma anche mentale. Una sensazione di comunità che abbiamo sentito tutti la stessa cosa, cioè tipo una potenza che parte dalla pancia. Beh, come non ricordare il primo spettacolo teatrale che ho visto quando andavo ancora alle scuole medie ed era il Galileo di Brecht ed è sicuramente diciamo, un testo che mi ha aperto a molte idee che poi nel periodo successivo ho sviluppato sia a scuola che nella vita, quindi ho un'impressione vivissima di quel grande spettacolo che fu qui al Carignano, il Galileo di Brecht. Il mio primo spettacolo che ho visto in questa sala qui, Teatro Carignano, Strano interludio di Eugenio Nill, regia di Luca Ronconi, 7 ore e un quarto, inizio spettacolo ore 15, fine spettacolo ore 23:15, con tre intervalli, due o tre intervalli, storica compagnia di Ronconi, Popolizio, Riccardo Bini, De Francovic, insomma, cast ronconiano al 100%. Uscendo dal Carignano decisi che non avrei mai messo più piede in un teatro in vita mia. Eppure poi è una scelta di vita, sono qua. Bellezza, una bellezza che non trovo da altre parti. Un contatto, un odore, una sensazione che non riesco a percepire attraverso il cellulare, attraverso la televisione. Un contesto, uscire, vestirsi eleganti per una sera alla volta, sorridere, ridere delle battute o piangere dei drammi, una cosa che non riesco a toccare con nessun altro strumento. E dopo una serata a teatro mi porto a casa tanti ricordi e soprattutto una sensazione molto bella che mi ricorda l'infanzia perché l'ho vissuto molto con i miei genitori, con mia madre che mi ha trasmesso questa passione. Quindi io la porto avanti anche proprio per nutrire un po' il bambino che è in me.